sempre si riesce a catturare l'istante preciso in cui un sogno diventa realtà. Molto meglio per adesso. Molto meglio per adesso. Molto meglio per adesso. Ma in questo caso il sorriso di Samantha Cristoforetti valeva più di mille parole. Tanti amici di percorso di Samantha che con lei condividono l'amore per lo spazio. Io userei una cosa che usano gli americani, che è Godspeed, che tradotto in italiano forse è che Dio ti dia la velocità, perché questa è quella che ti porta su e che non ti fa tornare più sulla Terra. È una cosa importante quando si va nello spazio. E a Samantha, che tu venga buttata nello spazio, poi sono sicuro da lì lei la prenderà al volo questa cosa e andrà avanti senza nessun problema. Il mio auguro per Samantha è che realizzi il suo sogno e che è ancora oltre. Piloti acrobatici disabili che volano insieme al loro capitano Samantha, ed ecco. E poi una cosa bellissima naturalmente è la vista dalla cupola, eccezionale, sempre diverso, è davvero meraviglioso. La cupola. Vedere l'Italia dallo spazio è proprio bella, cioè dello stivale, però sarà questa combinazione di è proprio bella. Stazione spaziale internazionale, microgravità, la gravità c'è naturalmente, però eliminiamo gli effetti della gravità e quindi all'improvviso mascherati o bloccati dagli effetti della gravità. Una missione. Bellissima esperienza qui a Tempo che Fa, soprattutto devo dire sentire il calore del pubblico nello studio, l'entusiasmo anche di Fabio, e quindi posso soltanto immaginare anche il calore e l'entusiasmo delle tante persone che ci seguivano da casa. Per raccontare ai frequentatori dell'Accademia la missione futura. Le cose belle di questo mestiere di astronauta è che ti dà comunque dei momenti di visibilità legati alla missione spaziale che si possono usare anche per trasmettere dei messaggi, e uno dei messaggi veramente forti che ci tengo in qualche modo a diffondere dallo spazio. Grazie alla scienza. La scienza ci protegge anche qui sulla Terra. Da malattie pericolose come il morbillo. Ci protegge grazie ai vaccini. Esatto. I vaccini funzionano e sono sicuri. Nello spazio ha questo valore simbolico, 400 km nello spazio. Siamo ai simulatori dove ci addestriamo. Oggi in particolare abbiamo una sessione di addestramento al rendezvous, vuol dire che simuliamo un... con la tuta spaziale, quindi con i guanti, sarò abbastanza limitata. Robotica, allenamenti sott'acqua in piscina per le passeggiate spaziali, preparazione per effettuare gli esperimenti. E adesso ho finito, sono pronta, siamo pronti come equipaggio, non resta che partire. Ma ci terremo in contatto anche dallo spazio. Esiste, mettiamo che sulla Terra pesassi 100 kg, lassù ne peserei ancora all'incirca 90. Il fatto che però abbiamo detto la stazione si muove intorno alla Terra a quella velocità enorme è come se fosse in uno stato di caduta libera, in continuazione intorno alla Terra, come se fosse lanciata ad una velocità tale che non fa in tempo a cadere sulla Terra, ma io so che tu su questi razzi, che noi abbiamo sempre soltanto visto nei nostri teleschermi, rispetto al caccia che va a più di 1000 km all'ora, la spinta di un razzo così è più forte ancora? La spinta in sé è più forte, l'accelerazione è più forte ancora?